riassunti di daydreamer, le ali del sogno. Mentre Gian e Sanem sono abbracciati e presi nel loro momento magico, arriva Orlando De Ren, in preda ad una crisi di nervi. Gridando, infatti, annuncia che per un errore tecnico non era stato registrato nulla di quello che avevano girato per lo spot pubblicitario. Sanem, per giustificare il fatto di essere entrambi bagnati, racconta di essere rimasta bloccata per un crampo alla gamba e che Gian, per salvarla, si era dovuto tuffare in acqua. Tornati sul set, mentre tutti sono sorpresi di vederli in quelle condizioni, Gian prende in mano le redini della situazione e organizza per la mattina successiva nuove registrazioni in cui il regista sarà proprio lui. Osman e Ayan non credono alla favoletta raccontata da Sanem sul crampo davanti agli altri. Infatti la ragazza confida loro di aver capito di piacere a Gian e, pur sapendo di non poterci stare insieme per tutto quello che è successo, vuole viversi la storia almeno per un solo giorno. Mentre tutti sono indaffarati per riuscire a organizzare le nuove riprese che devono essere fatte inderogabilmente entro il giorno successivo, Osman cerca inutilmente di attirare l'attenzione di Leila, che invece ha occhi solo per Emre. Gian e Sanem riescono a ritagliarsi un momento tutto per loro nascosti tra le due roulotte. Un avvicinamento molto tenero in cui i due ragazzi parlano del loro momento magico sulla spiaggia e della voglia di stare insieme. Gian annuncia che siccome le riprese dell'indomani si svolgeranno all'alba, tutti rimarranno a dormire sul luogo. Quando tutti dormono nelle loro tende, Gian telefona a Sanem per darle la buonanotte, dicendole che si è accampato vicino al mare. Sanem, dopo aver distratto Muzaffer che la controllava, grazie ad Ayan si reca a cercare Gian. La ragazza lo vuole solo vedere e andare via senza farsi notare, ma Gian si accorge della sua presenza e la invita a restare a sedersi sull'amaca insieme a lui. Il cielo è pieno di stelle e Sanem gli racconta il mito di Orione, amato da Artemide, la quale aveva chiamato con il suo nome una costellazione per ricordarlo dopo la sua morte. Dopo di questo, i due ragazzi si addormentano abbracciati. La mattina seguente, la colazione viene servita da Osman, aiutato da Mekvibe e Nihat, che si accorgono dell'interesse di Sanem per Gian e si preoccupano. Durante i preparativi arrivano sia Aylin che Pollin, che inizia ad essere molto scontrosa con Sanem. Pollin chiama Gian per parlare da soli e perciò si allontanano dagli altri. La ragazza dice a Gian che Sanem è una ragazza molto giovane e proveniente da un ambiente molto inferiore non adatto a lui e che inevitabilmente la farà soffrire quando la lascerà. Sanem ascolta di nascosto il discorso e se ne va stizzita senza sentire la risposta di Gian, che ribadisce che tra loro è tutto finito. Durante le riprese Sanem fa di tutto per stare vicino a Gian e allontanare Pollin. Il suo atteggiamento preoccupa i genitori, che non vogliono che Sanem soffra, illudendosi per qualcosa di impossibile. Mentre stanno tornando in auto insieme, Sanem viene a sapere che il giorno successivo è il compleanno di Pollin e che lo avrebbe trascorso con Gian. Allora Sanem, per evitare questo, organizza un party a sorpresa a casa di Vit e invita tutti i dipendenti dell'agenzia. Per l'occasione si mette a preparare delle polpette di carne cruda, suscitando la preoccupazione dei genitori, visto le sue scarsissime capacità culinarie.